Ecco, durante la cerimonia avete sottolineato l'importanza dei giovani e soprattutto della figura femminile in un'azienda come Fincantieri, un'eccellenza italiana. L'abbiamo fatto con un po' di ironia, no? Voi siete ragazze e giovani, siete soddisfatte dei vostri colleghi maschi della vostra età? Io penso di no. Ecco, allora spingiamoli pure, che cioè, stanno facendo delle selezioni per gli istituti tecnici superiori a Monfalcone, a Genova e alla Spezia. Praticamente non si è presentato nessuno per iscriversi. Oggi abbiamo sentito un ingegnere navale che si è detto orgogliosa di lavorare in Fincantieri, appena laureata ha trovato lavoro, e quindi vuol dire che ci sono certi lavori che possono essere occupati. Però se poi si vuole seguire altre strade che magari non portano lontano, e questo è un errore. Si è parlato anche dei rischi che si devono per forza intraprendere se un'azienda vuole crescere. È la cosa più importante. Naturalmente rischiare a ragion veduta, nel senso di che bisogna esaminare tutte le implicazioni e poi non avere paura, andare avanti, scegliere. L'impresa è questo, intraprendere vuol dire rischiare. Sono colpito da un sondaggio che è apparso qualche giorno fa, non mi ricordo quale istituto l'ha fatto, che solo il 5% dei giovani pensa di intraprendere la carriera di imprenditore. Beh, così non andiamo da nessuna parte. Bisogna buttarsi, avere coraggio. Se una cosa va male c'è sempre la possibilità di riprendere e di fare di più. Quindi insomma, il paese si deve dare una svegliata a questo. È quello che voglio dire, non lo possiamo dare solo noi possiamo dare l'esempio, però dovete essere voi giovani. In questo, credo che in questo momento, l'ho detto prima anche, in questa nuova generazione, in questa generazione, le donne hanno un ruolo fondamentale. Siete più sveglie, perché siete più ambiziosi, perché dovete riconquistare quello che in passato non vi è stato riconosciuto. Quindi diamoci sotto, come diceva Papa Wojtyła, siamo romani e noi siamo italiani, se vogliamo facciamo tanto. Le faccio una domanda che facciamo sempre, no? Questa è una nave da 133.000 tonnellate, quindi parte da Venezia ma non potrà mai tornare a Venezia. E c'è questo problema delle grandi navi, dove metterle. E, tra l'altro, una delle ipotesi che c'era col governo, non questo, quello prima ancora, in cui è papà, cioè partito dalla ministra attuale, che diceva di portarle qui a Marghera, proprio vicino a voi. Lei cosa ne pensa? Io rovescerei, perché questo è il modo di ragionare un po' ormai invalso nel paese, che ci ha portato da nessuna parte. Le navi devono venire a Venezia, sì o no? Io dico di sì. Poi dove lo vediamo, ma non si può fare la battaglia se devono passare di là, se devono passare di qua. Dobbiamo creare la possibilità che le navi li costruiamo e poi vengano, anche perché, voglio dire, dopo Civitavecchia, che c'è Roma da una parte, Firenze dall'altra, Venezia è il luogo dove tutti i croceristi del mondo vogliono andare. Abbiamo anche quindi un dovere, intanto di farli pagare, perché insomma vanno a Venezia e devono pagare, è come se andassero al museo, no? Però poi abbiamo anche il dovere di mantenere la città, ma anche di farla vedere a tutti quelli che la vogliono vedere. Insomma, è stata costruita per questo. Quindi, cioè, le cose non si fanno mai. Le soluzioni vanno ricercate avendo in mente quello che si vuole. Cioè, il turismo attuale, secondo voi, è meglio che le navi non passino, ma se poi uno va sulle nostre spiagge d'estate li vede ammucchiate uno sull'altro, anche quello è un problema, no? Mi aggancio a questa domanda perché appunto c'è un'iniziativa che sta facendo il presidente Musolino del porto di Venezia, che ha convocato altri porti europei proprio
dicendo facciamo squadra per convincere le compagnie a fare delle navi, lui l'ha chiamata di una classe Europa, cioè di dimensioni sostenibili per i porti europei che appunto sono più piccoli. Voi che le costruite, che idea avete di questo? Noi costruiamo le navi che ci ordinano, mi sembra una cosa un po' così, insomma, avrà pure delle ragioni, però insomma se dal punto di vista economico le navi diventano più grandi è come se uno le automobili ci torniamo alla Topolino, mi sembra un po' complicato e difficile. E io ritorno a dire quello che ho detto prima, le navi sono queste qua, dobbiamo trovare un modo che non facciano danni ma che possono sbarcare i passeggeri. Voglio dire, insomma, se uno lo guarda non è che tanto devono passare per forza attraverso il canal grande, no? Lo facciamo passare col vaporetto uguale. Il problema è se vogliamo che le navi arrivino o non arrivino a Venezia. Poi a Venezia, Venezia è grande, la laguna è grande, ci sono le cose più vicine. D'altra parte, voglio dire, per andare a Roma devono sbarcare Civitavecchia. Da Civitavecchia poi vanno a Roma. Cioè, capito, le navi arrivano a Civitavecchia perché c'è Roma, perché Civitavecchia non c'è niente da vedere. Quindi, scusate, tutto è possibile, capito? Presidente, mi sono... Grazie mille.